Ok, eccoci. Ciao a tutti. Siete benvenuti alla piattaforma webinar Le mie risposte sulla fertilità e anche l'European Fertility Society, che è stata creata per supportare e anche migliorare la conoscenza e l'educazione dei pazienti con tanti problemi di fertilità. Noi, infatti, ogni volta cerchiamo di invitare i migliori esperti del settore. Perché infatti il nostro obiettivo è assistere i pazienti nella loro decisione, una diciamo di quelle più importanti della loro vita, e dare a loro la possibilità di conoscere tutte le soluzioni infatti possibili. Io sono Irina Borlakova, sono diciamo oggi la vostra host e oggi abbiamo diciamo, il nostro ospite e il medico Juan Manuel Moreno, che è il capo del laboratorio presso la clinica unità di riproduzione Vista Hermosa ad Alicante, una clinica spagnola, e oggi in pratica parleremo di PGTA indicazione e anche prospettive spiegato. Vi voglio ricordare che questo evento sarà anche registrato e potrete anche vedere comunque la registrazione sia sulla nostra piattaforma sia anche sul nostro canale YouTube già da domani. Adesso inizieremo con la presentazione e poi in pratica ci sarà anche una sessione di, diciamo, delle vostre domande e anche tutte le vostre risposte. Quindi adesso potete già iniziare a scrivere tutte le vostre domande già nella chat e dopo la presentazione, infatti, il dottore cercherà di rispondere a tutte le vostre domande. Allora, intanto do la parola all'ospite. Prego, dottore, grazie ancora di essere qua. Buenas tardes a todos. Buonasera a tutti. Piacere di vedervi tutti quanti, di sentirvi. Vamos que pase la presentación. Allora, cominciamo. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que esta tarde sea productiva y podamos tener una conexión fluida para que podamos entender el tema que nos atañe esta tarde, que es explicación de las indicaciones y perspectiva del PGTA. Quindi speriamo che non abbiamo oggi nessun problema con il collegamento e quindi c'è cioè, l'obiettivo è di spiegare di che cosa consiste il cosiddetto il test genetico PGTA, il test genetico per il pianto. Perfecto. Bien, el objetivo de esta pequeña charla online es intentar explicaros de forma sencilla qué es la aneuploidía, por qué ocurre en los embriones humanos y qué método vamos a utilizar en nuestro centro para detectarla y evitarla. Allora, l'obiettivo è spiegare in che cosa consiste, che cosa significa, cioè diciamo la aneuploidia, ok? Spiegare i motivi e cosa possiamo fare per poter, insomma, far fronte a questa cosa. Bien, ¿qué es la aneuploidía? Bueno, pues la aneuploidía es frecuente y ocurre de forma natural en la especie humana debido a unos errores en los procesos de separación de los cromosomas durante la formación del espermatozoide y del óvulo, y eso conlleva a que después, cuando se produzca la fecundación, se generen embriones alterados genéticamente. Allora, in che cosa consiste l'aneuploidia? L'aneuploidia è frequente e succede di forma naturale in una specie umana, è dovuta a degli errori nei processi della separazione dei cromosomi durante la formazione dello spermatozoide e dell'ovocito. E questo porta al fatto che quando si produce la fecondazione si generano gli embrioni alterati geneticamente.
Por tanto, cuando un embrión humano es normal genéticamente, diremos que es euploide y significa que tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 XY si es un embrión masculino o 46 XX si es femenino. Intanto, quando un embrione umano è normale geneticamente, allora possiamo dire che è euploide. Significa che ce l'ha 23 pari di cromosomi, cioè 46 XY, se si tratta dell'embrione mascolino, e 46 XX se si tratta di un embrione femminile. Y al resto de embriones, que son aquellos que tienen un número de cromosomas diferente, los vamos a llamar aneuploides. Invece il resto di embrioni non sono quelli che hanno un numero di cromosomi, che hanno, diciamo, un numero di cromosomi differente, allora li chiamiamo aneuploidi. Por suerte, la mayoría de los embriones aneuploides no llegan a implantar en el útero o terminan en aborto. Per fortuna la maggior parte degli embrioni aneuploidi che riescono ad impiantarsi dentro dell'utero e cioè rimangono nell'aborto o addirittura non riescono a cioè, portare a una gravidanza normale. Pero hay niños que pueden llegar a nacer con euploidías, siendo las más frecuentes el síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21, o el síndrome de Turner con la monosomía X. Comunque, ci sono i bambini che possono nascere con addirittura questo processo chiamato aneuploidia più frequente, cioè di che cosa si tratta? Del sindrome di Down, trisomia del cromosoma 21 oppure sindrome di Turner, cosiddetto monosomia X. Por eso, detectar y seleccionar los embriones euploides para la transferencia se ha convertido en una práctica habitual en nuestro centro, con el objetivo de ofrecer a nuestras pacientes las mejores garantías de éxito. E quindi detectar y seleccionar los embriones euploides per poter trasferirle è diventato la nostra pratica abituale, solita, nel nostro centro e il nostro maggior obiettivo per ottenere, insomma, cioè, l'obiettivo di ottenere una gravidanza normale e un bambino sano. Entonces, ¿qué paciente se pueden beneficiar estudiando genéticamente a sus embriones? Allora, quali pacienti possono beneficiare dello studio genetico degli embrioni? Bien, pues principalmente en pacientes de edad avanzada, a partir de los 38 años, el proceso de envejecimiento favorece aumento de alteraciones cromosómicas, es decir, las aneuploidías en ovocito, lo que origina un menor número de embriones sanos para implantar. Allora, il nostro centro, la nostra unità di riproduzione, raccomanda il test genetico preimpianto per le pacienti, soprattutto che hanno l'età materna maggiore di 38-40 anni, cioè l'età maggiore, e nelle pazienti di questa età, il processo favorisce almeno aumentare. Cioè sappiamo che in questa età c'è il maggior aumento delle alterazioni cromosomiche, cioè aneuploidie, e quindi proprio è indirizzato questo tipo delle pazienti per evitare di creare e generare embrioni con anomalie cromosomiche. Otro caso può essere in fase di implantazione e aborto di ripetizione. Cuando una paciente ha tenido dos fracasos de implantación o dos abortos previos, cualquiera que sea su edad y en ausencia de alteraciones en el carotipo de los progenitores, debe considerarse el estudio de los embriones en ciclos posteriores, ya que gran parte de ellos puede ser cromosómicamente anormales.
Un altro caso sarebbe un fallimento o vari fallimenti, soprattutto di impianto o aborti ripetuti. Cioè, evidentemente, quando si tratta di un caso così, è necessario studiare gli embrioni prima di impiantarli per evitare la ripetizione dello stesso caso, della stessa situazione. En factor masculino severo, la frecuencia de espermatozoides aneuploides es mayor en casos de oligoastenozoospermia severa o azoospermia no ostruttiva. Un altro caso sarebbe un grave fattore maschile, cioè se ci sono problemi a livello degli spermatozoi, cioè è importante anche effettuare il test per evitare addirittura di formare gli embrioni con anomalie. Bien, y en fin de espermatozoides alterado, pues los varones que presentan alteraciones de la meiosis pueden llegar a producir espermatozoides anormales cromosómicamente, obteniendo un elevado porcentaje de embriones inviables. Puede mejorarse el pronóstico de fertilidad seleccionando los embriones mediante estudio de pluidías. Oppure se abbiamo già i risultati del test FISH degli spermatozoidi, che vediamo che è alterato. In questo caso, se già sappiamo che ci sono alterazioni a livello degli spermatozoi, sappiamo che c'è un numero diciamo anormale degli spermatozoi che presentano il problema, allora già sappiamo che ottenere una percentuale degli embrioni anormale diciamo è abbastanza alto. Quindi cioè, facendo il test, insomma questo studio possiamo selezionare correttamente quelli che possono essere impiantati con maggior successo. Bien, ¿y cómo vamos a realizar el proceso? Lo vamos a realizar a través del PGTA, es decir, el test genético preimplantacional de aneuploidías, que es la técnica diagnóstica que permite seleccionar aquellos embriones libres de una determinada alteración cromosómica antes de ser transferidos al útero. El resultado nos va a permitir la identificación de los embriones aneuploides y, por consiguiente, evitar su transferencia previniendo el aborto espontáneo provocado por estos. Allora, e come si svolge il processo? Attraverso il test genetico preimpianto, PGTA, che è la tecnica diagnostica che ci permette di selezionare gli embrioni privi di una determinata alterazione cromosomica prima del trasferimento in utero. Il risultato ci permetterà di identificare gli embrioni aneuploidi e quindi di evitare il loro trasferimento prevenendo l'aborto spontaneo da essi causato. Bien, en primer lugar, para hacer el proceso, tenemos que realizar una fecundación in vitro con microinyección espermata. Es decir, vamos a estimular los ovarios para generar un número adecuado de ovocitos maduros que después captaremos en quirófano a través de una ecografía transvaginal y que llevaremos al laboratorio para su cultivo, que es la imagen que veis en la pantalla, que es un ovocito maduro. In primo luogo, realizzeremo un ciclo di fecondazione in vitro con microiniezione di sperma. Stimoleremo le ovaie per generare un numero adeguato di ovociti maturi che cattureremo in sala operatoria mediante un'ecografia transvaginale e porteremo in laboratorio per la coltura. E addirittura questa immagine che potete vedere è un ovocito maturo. De manera paralela, recogeremos una muestra de semen del varón y la trataremos para obtener los mejores espermatozoides, es decir, los que tienen una buena morfología y movilidad. En caso de que el paciente sea una muestra de semen más o menos normal, pues la capacitaremos de la forma habitual, que es por gradiente de densidad. Y si es un paciente que la muestra de semen está un poquito deteriorada o tiene un DNA fragmentado, pues capacitaremos la muestra de forma especial porque la mayoría de estas muestras tienen daño al DNA de sus espermatozoides, con lo cual debemos pasarlos por columnas de anexina o más para rescatar. No solamente de mejor morfología y movilidad, sino también los que tengan intacto su ADN. Contemporáneamente recogeremo un campione
sperma del maschio e lo tratteremo per ottenere gli spermatozoi migliori, cioè quelli con una buona morfologia e motilità. Se nel caso in cui un paziente non presenti un problema, allora possiamo direttamente scegliere il campione per fertilizzare, se presenta anomalie, eccetera, prepareremo il campione in modo speciale, perché la maggior parte di questi campioni ha il DNA danneggiato. Quindi dobbiamo passarle attraverso le colonne di annessina o MAX per salvare non solo quelle con la migliore morfologia e motilità, ma anche quelle il cui DNA è intatto. Bien, ahora si me entráis el video de ICSI. Se ci potete mettere qua, sì, esatto, perfetto, il video, molto bene. Bien, este va a ser el proceso de microinyección. Il processo per farvi vedere come si fa la microiniezione. En primer lugar, tenemos una pipeta que vamos a cargar de un medio especial, viscoso, para poder lentecer el movimiento de los espermatozoides. Qui potete vedere il contagoccia. Ok, eccolo qua. Y ahora nos vamos a la gota donde vamos a encontrar los espermatozoides que ya hemos capacitado, los campeones. Gli spermatozoi, cioè già i campioni capacitati, diciamo, proprio preparati per la fecondazione. Cogemos el espermatozoide que ve mejor morfologicamente, lo inmovilizamos y lo capturamos con pipeta. Esatto, quindi prendiamo uno spermatozoi già preparato, cioè morfologicamente migliore, lo immobilizziamo, lo catturiamo e lo utilizziamo per la fecondazione. A continuación nos iremos a la gota de medio de cultivo donde tenemos un ovocito maduro. Ecco la goccia con un ovocito maturo. Lo prendiamo, lo lasciamo preparato per microiniettare, eccolo qua. Con la pipetta Roma, con la pipetta della izquierda, fijaremos ese ovocito para que nos... Lo fissiamo usando il contagoccia. Esattamente. Y a continuación, con la pipeta que tiene aguijón, como veis, introduciremos el espermatozoide que previamente hemos cazado. Y usando lo stesso contagocce, introduciamo lo spermatozoide seleccionato previamente dentro dell'ovocito. Cuando nos aseguramos bien que está el espermatozoide dentro, pues sacamos la pipeta y ya tenemos el ovocito microinyectado. Ci assicuriamo che è stato introdotto correttamente. Una volta assicurato, confermato, allora possiamo già lasciare il nostro ovocito, no, per aspettare il processo della fecondazione. Corretto. Una vez que hemos microinyectado todos los ovocitos maduros de la paciente, pues lo llevamos a un cultivo especial con una macchina di cultivo speciale che si chiama Timelapse. Una volta effettuata la microiniezione, lasciamo tutti gli ovociti correttamente fecondati, grazie alla microiniezione, okay, nella nostra incubatrice speciale che si chiama Timelapse. E una vez generata esa fecundación, mantendremo los embriones in cultivo durante 5 o 6 días, desarrollándose en incubadores especiales para obtener su morfocinética. Una volta effettuata la fecondazione, lasciamo i nostri, diciamo, recentemente formati gli embrioni in questa incubatrice durante il coltivo per 5 giorni per lasciarli formare e creare gli embrioni cosiddetti blastocisti, esatto, ben formati. Sì. Ora mismo, come veis, è una imagen di un ovocito fecundato inizialmente che cada 5-10 minuti el equipo, la máquina de Timelapse, hace una foto, de manera que no tenemos que sacarlo del incubador, mantiene las condiciones perfectas para su desarrollo y podemos ver en cada momento cómo se va desarrollando ese embrión y podemos detectar la mejor morfología o cómo va desarrollándose el embrión a lo largo de su cultivo.
Eccolo qua, potete vedere un'immagine di un embrione appena fecondato, diciamo un ovocito appena fecondato con lo spermatozoo che comincia a formare un embrione. Quindi l'incubatrice, grazie al suo sistema con un camera incastrato dentro, fa una serie di foto ogni 5-10 minuti, così possiamo controllare il processo dello sviluppo embrionario. Cioè proprio potete vedere come si sviluppa l'embrione, è proprio come un film, nel senso che si fanno le foto una dopo l'altra, possiamo vedere come si sviluppa, come arriva, come cambia le stadi, insomma come si sviluppa dentro dello stadio, cioè possiamo controllare diciamo la sua morfologia senza necessità di tirarlo dall'incubatrice per comprovare, per fare i controlli, ecco. Con lo cual al final somos muy minuciosos a la hora de seleccionar el mejor embrión, porque podremos ver en cámara rápida todo su desarrollo embrionario y podemos ser muchísimo más eficaces a la hora de transferir un único embrión de buena calidad para que nuestras pacientes se puedan quedar lo antes posible embarazadas. Quindi è proprio diciamo una forma efficace di poter selezionare un embrione buono, ben creato morfologicamente, perché grazie a queste foto, grazie a questo film, noi possiamo verificare tutto il processo dello sviluppo, no? E ci permette di scegliere precisamente questo, di selezionare il miglior formato da impiantare nell'utero di una paziente e ottenere i migliori risultati. Bien, eso es lo normal, y una vez que esos embriones nos han llegado al estadio de blastocisto, lo que tenemos que hacer es realizar una biopsia, es decir, le haremos un agujero a la membrana de embrión y extraeremos varias células para su posterior análisis. Infine, gli embrioni che hanno raggiunto lo stadio di blastocisti saranno sottoposti a biopsia. Si farà un foro nella membrana e si estrarranno alcune cellule per le successive analisi. Bien, y ahora os he preparado un video de cómo se hace la biopsia embrionaria. Adesso vi facciamo vedere un video per avere un'idea come si fa questa biopsia embrionaria. Bien, tenemos ya el embrión en estadio de blastocisto, han pasado 5 o 6 días y tenemos que analizarlo genéticamente. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente. Ahí veis el punto luminoso que es el láser. E faremo un agujerito a esa membrana. Come facciamo la biopsia? Cioè questo che potete vedere qua è un blastocisti già ben formato, e questo punto luminoso è proprio la parte dove dobbiamo fare, diciamo, un buco, un foro, no? Per poter ottenere il materiale da analizzare. Parece che si è parato il video. Non so se si è paralizzato il video. Probablemente, vale, ah, perfecto. Sí. Una vez que se ha realizado el agujero, pues lo que hacemos es extraer células del trofoetodermo y que posterior llevaremos a genética para su análisis. Ecco, ritiriamo le cellule che ci servono per fare proprio questo, cioè l'analisi, la biopsia che dobbiamo passare al laboratorio. Però si è parato. Bueno. Bueno, pues no se ha visto muy bien, pero la idea es hacer un agujerito en la membrana y una vez que... Bien. Purtroppo non si è visto molto bene, ma comunque l'idea è questa, cioè è fare proprio un buco, ritirare le cellule e questo materiale ci serve per studiare nel laboratorio, per fare il test. Y el embrión, pues o lo mantenemos en cultivo, si podemos tener el diagnóstico genético en ese mismo día, o lo congelamos hasta saber el resultado. Allora, cosa possiamo fare? Oppure fare, diciamo, un test immediato, tra parentesi, cioè un test in 24 ore per poter trasferire un buon embrione il giorno dopo, quando sappiamo i risultati, o magari congelare l'embrione, okay, fare il test e fare il transfer nel momento successivo
si tratterebbe del transfer diferito, ecco. Bien, entonces aquellos embriones que tengan correctamente sus 46 cromosomas, pues son los euploides, son los cromosómicamente normales, ¿vale? Y por consiguiente podrán ser transferidos congelados para futuros embarazos. Allora, gli embrioni che hanno un numero corretto di cromosomi, cioè 46, sono gli embrioni euploidi, possono essere trasferiti oppure congelati per fare un transfer posteriore. Y los otros, los embriones aneuploides, son los que tienen diferente numero di cromosomas y por tanto al estar alterados descartados. Invece gli embrioni che non sono euploidi, cioè hanno i cromosomi in più o in meno, si chiamano per questo aneuploidi, vengono scartati. Bien, ¿qué ventaja nos ofrece el PGTA? Quali vantaggi ci offre il test genetico preimpianto, PGTA? Pues ya lo he dicho, al detectar los embriones aneuploides podemos descartarlos y solamente utilizar para la transferencia los euploides para evitar los fallos de implantación y los abortos y además adelantar el tiempo en la consecución de un embarazo sano evolutivo. Beh, come già sapete, individuando gli embrioni aneuploidi possiamo scartarli e utilizzare solo gli embrioni euploidi per il trasferimento, per evitare fallimenti di impianto e aborti spontanei e inoltre per anticipare i tempi di realizzazione di una gravidanza evolutiva sana. Os he traído un trabajo de gran calidad científica publicado hace un par de años en el que participaron centros de todo el mundo, cuyo objetivo era determinar si había alguna ventaja en realizar un PGA en mujeres mayores de 37 años. Ho portato un lavoro di grande qualità scientifica pubblicato qualche anno fa, a cui hanno partecipato scienze di tutto il mondo, e cui obiettivo era quello di determinare se vi fosse un vantaggio nell'eseguire il test genetico preimpianto e dove di trasferire ai 37 anni. Bien, dividieron los pacientes en dos grupos. Un grupo fue medio PGTA con transferencia de un blastocisto diploide y el otro grupo hicieron la fecundación in vitro y transfirieron dos blastocistos de buena calidad, pero sin hacer el PGTA. Los resultados de la simulación y del laboratorio son similares y los tenéis a la derecha de la diapositiva. Hanno diviso i pazienti in due gruppi. Un gruppo è stato sottoposto a PGTA con trasferimento di una blastocisti euploide, mentre l'altro gruppo è stato sottoposto alla FIV e ha trasferito due blastocisti di buona qualità ma senza PGTA. I risultati di stimolazione e di laboratorio molto simili sono riportati sul lato destro della diapositiva. Come conclusione dello studio, los pacientes mayores de 37 años del gruppo sometido a PGTA transfiriendo un embrión euploide da significativamente mejores resultados clínicos que las del grupo control transfiriendo dos blastocistos sin PGTA, con aumento en la tasa de implantación, disminución en la tasa de aborto y acortando en el tiempo hasta la consecución de embarazo por transferencia acumulada. Conclusione dello studio è quello. E quella, le pazienti di età superiore ai 37 anni del gruppo PGTA che trasferiscono un embrione euploide ottengono risultati clinici significativamente migliori rispetto a quelle del gruppo di controllo che trasferiscono due blastocisti senza PGTA, con un aumento del tasso di impianto, una diminuzione del tasso di aborto spontaneo e una riduzione del tempo di gravidanza mediante trasferimento cumulativo. Por tanto, hasta la fecha, la bibliografía científica nos asegura el beneficio claro del PGTA, sobre todo en casos de edad materna avanzada a partir de los 38 años. Pertanto, ad oggi, la letteratura scientifica assicura il beneficio della PGTA, soprattutto nei casi di età materna avanzata, dai 38 anni in poi. Con lo cual, y volviendo a las indicaciones, nuestra unidad de reproducción, la unidad de reproducción del Hospital HLA Vista Hermosa, recomienda realizar el PGTA a nuestros pacientes con
edad materna a partir de 38 años, fallos de implantación y abortos de repetición, factor masculino severo y feed de espermatozoides alterado. Pertanto, tornando alle indicazioni, l'unità di riproduzione dell'ospedale per l'istermosa raccomando il test genetico preimpianto, PGTA, per le nostre pazienti con età materna a partire da 38 anni, fallimento dell'impianto e aborti ripetuti, grave fattore maschile, FISH alterato delle spermatozoi. Y por último, y para terminar, contaros que nuestro centro ha desarrollado un método para seleccionar genéticamente el embrión sin necesidad de hacerle ningún agujero. Solamente analizamos el medio de cultivo donde crecen y así podemos asegurar con más de un 85% de probabilidad si ese embrión es euploide o no. Infine, per concludere, vorremmo dirvi che il nostro centro ha sviluppato un metodo per selezionare geneticamente l'embrione senza la necessità di praticare alcun foro, analizzando solo il terreno di coltura in cui crescono e potendo così essere sicuri con più dell'85% di probabilità che l'embrione sia euploide o meno. Este método está disponible para todas aquellas parejas que no está indicado hacer el PGTA, pero quieren saber antes de transferir sus embriones si son euploides o no con alto grado de fiabilidad. Questo metodo infatti è disponibile per tutte quelle coppie che non sono indicate per il test PGTA, ma che vogliono sapere prima del trasferimento dei loro embrioni se sono euploidi o meno con un altro grado di fiabilità. Y nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado la charla. Y bueno, abrimos el turno de preguntas para cualquier cuestión que se os ocurra. Speriamo che sia stata utile questa conversazione, speriamo che vi sia piaciuta e possiamo adesso rispondere alle vostre due domande. Sì, prego. Grazie mille dottore, infatti è stato molto interessante, spero che infatti sia stato molto utile per tanti pazienti. E adesso in pratica sì, iniziamo con le domande che ne ho già una adesso. Allora, la prima domanda che abbiamo qua sarebbe: qual è il tasso di errore delle procedure di PGTA? Mi sentite? Vedete la domanda? Sì, sono schermo. La FIA sta entro un 2-3%. Sì. Allora, perciò... il dottore ha detto che la percentuale sarebbe tra, diciamo, 2-3%, cioè abbastanza bassa. Bassissima. Grazie mille. Allora, solo un secondo adesso che faccio un'altra domanda. Quindi abbiamo un'altra. Ecco, quante tra 2-3% superano... Perfetto, già risposto. E un'altra ancora, solo un secondo, che abbiamo anche questa. Quanto blastos? Sì, e abbiamo anche questa qua. Sì. Un secondo, quindi... Aspetta Irina, quanti autocisti? Sì, perché era allora... Blastos. Sì. Quindi la seconda va a dipendere dalla indicazione. Sono molto parecchie, vale? Sono delle cose simili. Va a dipendere soprattutto dalla età della mujer, vale? Se la mujer sta cercana a los 38 años, pues
el número de blastocistos que tenemos euploide va a ser alto. Si nos estamos metiendo en edades de 42, 43 años, pues lo más seguro es que los blastocistos que nos lleguen, si nos llegan, van a ser la mayoría de ellos aneuploides. Allora dipende tutto dall'età della paziente. Se è più o meno trentottenne o di meno, allora speriamo di ottenere più blastocisti sani, ok? Ma se si tratta di una paziente che ha, diciamo, a partire dai 42, 42, 43 o più anni, allora aspettiamo che la maggior parte dei blastocisti sono purtroppo aneuploidi. Pero el objetivo no es tener embriones muchos euploides o pocos euploides. El objetivo es que si podemos encontrar un embrión euploide y poderlo transferir, se quedará antes que si vamos transfiriendo embriones que de entrada son genéticamente anormales. Allora, l'idea in generale, per farvi capire, non è quella di ottenere più numero possibile di leoni euploidi. L'idea è di ottenere, se almeno c'è, diciamo, se almeno c'è uno euploide, cioè trasferirlo e ottenere la gravidanza, evitando così vari transfer inutili degli embrioni di cui non sappiamo se sono euploidi o meno. Ecco. Cioè almeno uno sano cromosomicamente ottenere l'obiettivo, invece di fare molti transfer senza sapere di se sono cromosomicamente sani. Y si no tenemos embriones euploides, vale, si no tenemos embriones euploides, pues a lo mejor plantearle a la paciente que es mejor una donación de óvulos que estar insistiendo con sus ciclos, porque si todos los embriones se va a girar, va a estar al grado genéticamente. Oppure diciamo un caso quando la paziente insiste di fare un FIF omologa, no? Cioè con il suo materiale biologico, assidiamo che non teniamo purtroppo gli embrioni euploidi, allora questo ci permette di convincere la paziente magari di non spendere tempo, non spendere ricorsi economici, no? E passare direttamente alla donazione degli ovociti, no? Per poter ottenere prima possibile l'obiettivo, rimanere incinta e avere un bebè sano. Ok, grazie mille. Allora c'è un'altra domanda ancora. Grazie, okay. Dottore. Altre domande, dubbi? Sì, è sempre necessario avere anche risultati del cariotipo maschile e femminile prima di fare la FIV con GTA? È sempre necessario ottenere lo risultato del cariotipo dell'uomo e mujer antes de hacer la FI con PTA? In Spagna es obligatorio que se haga un cariotipo a ambos miembros de la pareja, independientemente de la edad. ¿Por qué? Porque en el cariotipo podemos encontrar, pues, que puedan transmitir a la descendencia un problema y a lo mejor ellos no tienen edad, no tienen más de 38 años, pero son jóvenes, lo están intentando y no lo consiguen. Y en el cariotipo podemos saber si sus estratozoides o sus óvulos ya entran, pueden generar alteraciones cromosómicas posteriores en la descendencia. Con lo cual, en las clínicas españolas siempre se pide un cariotipo de los progenitores antes de hacer cualquier tratamiento de fertilidad. No solamente PG, sino cualquier tratamiento de fertilidad. En las clínicas españolas es siempre obligatorio de richiedere el cariotipo maschile y femminile. Sia che sia il trattamento, non solo la FIV, ma in generale, perché così sapendo dall'inizio se ci sono magari anomalie a livello cromosomico, ok? Noi già sappiamo ben data che dobbiamo far fronte, diciamo, ok? Per poter allora vedere le alternative, vedere le cose da fare prima di iniziare il trattamento. Quindi se ci chiedete se in Spagna è obbligatorio, sì, per tutti i pazienti, non importa il genere, maschile o femminile, è obbligatorio, sì. Ok, grazie mille.
Abbiamo adesso un'altra domanda ancora, eccoci qua. Quanto influisce la qualità informatica sugli errori di DNA nella formazione di un blastocisti? Quanto può influire la qualità del semen e gli errori di ADN en la formación de un blastocista? A ver, al final estamos hablando de dos gametos, masculino y femenino, y es un 50% de posibilidades. Cuando hay un espermatozoide o cuando hay espermatozoides anómalos, en cierto modo, si el ovocito es de una mujer joven, puede repararlo, el problema en el espermatozoide. Pero cuando el ovocito tiene una edad a partir de 37, 38 años, no tiene la misma capacidad que cuando el ovocito es joven, con lo cual al final estamos generando un embrión aneuploide a consecuencia del semen. Con lo cual, si tenemos que poner en la balanza qué es lo que más genera alteraciones cromosómicas, si un espermatozoide, un ovocito, evidentemente la edad materna es el factor que va a determinar si al final vamos a realizar un PGA o no. Pero es igualmente importante trabajar y estudiar al semen para saber si ese semen está en condiciones de ser utilizado o no para el posterior desarrollo embrionario. Allora, stiamo usando due gameti, maschile e femminile, quindi parliamo di 50 e 50% per avere un'idea, cioè tutti i due gameti hanno un ruolo importante sulla formazione di un embrione sano. Ma se dovessimo scegliere tra il fattore maschile e femminile, preferiamo prima lavorare sul fattore maschile, se bisogna riparare qualche problema, no? Con le tecniche addizionali per migliorare, eccetera eccetera, perfetto, ma quello che ci importa soprattutto è il fattore femminile, nel senso, se abbiamo le ovociti giovani di una donatrice, okay, con il fattore maschile, anche se il seme non è perfetto, ma giungendo con le ovociti giovani possiamo in qualche modo tra virgolette riparare, nel senso di ottenere il risultato. Non è la stessa cosa usare il seme coniugale con gli ovociti di una donna che ha più di 40 anni che usare il seme coniugale sempre con gli ovociti di una donatrice giovane. Questa sì che ci aiuta davvero a ottenere un embrione con più probabilità dell'impianto, con più probabilità di essere sano cromosomicamente. Ecco. Grazie mille, grazie davvero. Allora, per adesso non ce l'ho altre domande, quindi intanto se qualcuno ha ancora una domanda, fatela pure, perché se no noi cerchiamo di finire il webinar, quindi magari non so se qualcuno all'ultimo la mette, sì, aspetto proprio 2-3 secondi, 4 secondi, adesso vediamo un po'. Io no. Giusto perché ho avvisato anche la chat. Abbiamo qualche altra domanda? Tranquilla, aspettiamo e se no sì, alla vostra disposizione per ulteriori dubbi la nostra piattaforma. Vi voglio anche ricordare a tutti che perché tutto questo evento è stato comunque registrato, quindi da domani potete già vederlo sia sulla nostra piattaforma webinar che anche sul nostro canale comunque YouTube. Allora, visto che non ci sono altre domande, quindi vorrei tantissimo infatti anche ringraziare il dottore per la sua presentazione molto interessante. Grazie. Per le risposte, le domande, per la sua disponibilità. Grazie. Anche Elena, che giustamente ha tradotto tutto in italiano. Grazie mille, è stato molto interessante. E anche speriamo comunque. Grazie per la sessione. Grazie mille. Perfetto, bene. Rimaniamo a vostra disposizione. È stato un piacere, ragazzi, a tutti, anche a tu, Irina, per il tuo appoggio e tutto, appoggio tecnico e traduzione. Perfetto. Ci risentiamo, speriamo di rivedervi presto.
Certo, grazie mille a voi e a tutti i nostri anche spettatori. Sì, grazie mille. Arrivederci a tutti.